Benvenuti a tutti voi, cacciatori e cacciatrici di mostri, in questa nuova puntata di A Caccia di SCP. Prima di iniziare però, diamo il benvenuto a Sia Sorrow, Foxy Marvel 34 e Lorima nell'SCP Doc Department. Se volete seguire il loro esempio ed essere salutati in un prossimo video, vi basterà acquistare la t-shirt o la felpa ufficiale e mandarmi una foto su Instagram. Link ovviamente nelle schede e nel primo commento. Ma ora preparatevi a combattere. Ci sono delle creature da catturare. SCP Doc 015. L'attesa, creatura di classe Euclid, avvistata a Rovereto, Trentino. Segni particolari, mezza donna e mezzo animale. Postura a quattro zampe, con braccia più lunghe rispetto al resto del corpo. Capelli neri che le coprono il viso e perennemente sogghignante. È stata chiamata in questo modo perché letteralmente attende le sue prede al buio. Spesso sotto ai tunnel ferroviari o in case abbandonate. Non attacca, ma aspetta che sia la vittima ad avvicinarsi. Entrando in un raggio di 3 metri da questo mostro, si comincerà a sentire un senso di spossatezza. Poi arriveranno le allucinazioni, che spingeranno la vittima ad avvicinarsi al mostro. I pochi sopravvissuti dicono che al posto della creatura i loro occhi vedevano i loro desideri più grandi. Così inconsciamente si sarebbero avvicinati a lei. Quando la preda è abbastanza vicina, il mostro chiamato l'attesa apre le sue fauci, spalancando la bocca fino a 1 metro di larghezza. Poi inghiotte e mangia viva la sua preda. SCP Doc 007. Lepre anomala, creatura di classe Euclid, luogo di cattura Empoli, Toscana. Segni particolari, una specie di lepre gigante e molto robusta, con braccia simili a quelle umane, gambe più lunghe e snelle rispetto ad una lepre comune. Un esemplare di lepre anomala è stato avvistato e catturato da un cacciatore toscano nel 1992. Prima che tutto questo potesse diventare una notizia nazionale, l'SCP è intervenuto per il recupero. Dopo attente analisi e studi durati anni, si è scoperto che l'SCP 007 è frutto di una mutazione genetica anomala, causata da un tentato attacco terroristico batteriologico. La mutazione porta l'animale a diventare aggressivo, violento e perennemente affamato, anche nei confronti dell'uomo. Inoltre il suo corpo e i suoi muscoli crescono di dimensione. Altri animali della zona potrebbero essere stati mutati, ragion per cui consigliamo agli abitanti toscani di non avventurarsi nella natura. SCP Doc 027. Incurabile. Creatura di classe Safe, avvistata a Ospedale di Foligno, Umbria. Segni particolari. Sembra essere un essere umano deformato, senza gambe e braccia, e con un collo molto più lungo rispetto al naturale. L'incurabile è una creatura tendenzialmente innocua fisicamente, può però essere comunque pericolosa psicologicamente se gli si rimane vicini per molto tempo. Non emette alcun suono o parola se non dei lamenti gutturali continui. Appare spesso negli ospedali o nelle case di cura degli anziani. Tormenta tutte le notti un paziente di tali luoghi finché non passa a miglior vita. Quando questo succede, quando il paziente, quando la sua preda muore, ecco che l'incurabile va a tormentare la persona che gli è stata più vicino, la persona che ha sofferto di più per la sua perdita. Non è mai stato catturato, anche perché è capace di smaterializzarsi in pochissimi secondi, se si sente minacciato. E anche perché solo chi è tormentato da questa creatura può effettivamente vederlo. SCP Doc 035, l'osservatore. Creatura di classe Euclid, catturato a Mirano, Veneto. Segni particolari? Creatura umanoide dalla pelle bianchissima e il viso molto scavato. Mani oltre misura con dita che finiscono in artigli affilati. Questo strano quanto pericoloso mostro non attacca mai direttamente le sue prede. Si apposta per giorni nascondendosi tra i cespugli o gli alberi
osservando la vita quotidiana della sua vittima. La osserva, ne studia tutti i particolari, le sue abitudini. Nessuno sa perché lo faccia, forse per qualche sua mania o paranoia, o forse solo per divertimento. L'unica certezza è che nessuno, preso di mira dall'osservatore, si è mai salvato la vita. Prima il mostro studia un modo per intrufolarsi in casa, poi uccide la vittima quando è più rilassata e soprattutto quando è sola in casa. La immobilizza con una corda e la tortura fino a farla morire sotto atroci sofferenze. Persino gli agenti dell'SCP hanno avuto difficoltà nel catturarlo. E ora l'osservatore è ancora in libertà. Se l'osservatore vi ha spaventati e vi ha fatto passare la voglia di rimanere a casa da soli, aspettate di vedere il prossimo mostro. Prima però ricordatevi di passare dal mio canale Twitch e di iscrivervi se non volete perdere neanche una live del vostro doc. Stasera alle ore 19 ci troveremo in live per parlare degli SCP americani più famosi. Link come sempre nelle schede o nel primo commento. Ma adesso è tempo che la caccia continui. SCP Doc 042, Souvenir. Creatura di classe Safe, catturato a Bugnara, Abruzzo. Segni particolari: testa di una donna asiatica mozzata, dai capelli lunghi e neri, di origine ectoplasmatica. Questo curioso SCP è chiamato così per via del modo in cui la prima vittima ne ha fatto conoscenza. Questa persona andò a fare un viaggio spirituale in Asia, visitando Cina, Giappone, Tibet e altre località dell'estremo oriente. Al suo ritorno era piena di piccoli souvenir, tra cui anche una strana moneta trovata dentro ad un monastero abbandonato. Provando a leggere cosa c'era scritto sulla moneta, questa persona si condannò a morte. Una testa mozzata cominciò a materializzarsi in casa sua ogni notte alle 2:45, ridendo come una pazza e parlando una lingua incomprensibile. Morì dopo 5 giorni per infarto. L'SCP Doc Department ha poi recuperato ogni oggetto ad alta intensità paranormale dalla casa, compresa la moneta. SCP Doc 053, Hull. Creatura di classe Euclid, catturato a Lamezia Terme, Calabria. Segni particolari: esistono più esemplari di Hull. Possiede solo due espressioni del viso, una felice e una triste. Si pensa che un Hull cerchi disperatamente di entrare nella nostra dimensione, perché nella sua la vita è destinata a finire. Per fare tutto questo gli serve uno specchio e il corpo di un essere umano ancora in vita. Il luogo di apparizione è randomico, così come anche la vittima è scelta in modo completamente casuale. Se dovesse apparire nello specchio di casa vostra, dovete solo eliminare ogni specchio in casa per una settimana e soprattutto non dovrete fissarlo. Dovrete stare attenti perché qualsiasi superficie riflettente sarà usata da un Hull durante questi 7 giorni. Se invece osserverete Hull così tanto da credere quasi di essere voi stessi un Hull, la maledizione avrà inizio. Le vostre anime si scambieranno i corpi. Voi sarete vincolati nella dimensione di questo mostro e il mostro invece sarà libero di vagare per la terra con le vostre sembianze. SCP Doc 067, Tripofobia. Creatura di classe Keter, avvistato a Maratea, Basilicata. Statura 1,80 m. Segni particolari: essere paranormale umanoide che non possiede né mani né piedi. Il corpo e il viso è bucherellato e presenta svariate deformazioni. Tripofobia è una delle 10 creature più pericolose presenti in Italia. È la manifestazione fisica di una delle paure più enigmatiche degli esseri umani, la tripofobia. Si pensa sia pericoloso tanto quanto lo Slenderman. Ha svariati poteri paranormali come la telecinesi e il teletrasporto. È estremamente veloce ed è stato confermato che attacca principalmente per nutrimento, risucchiando l'essenza vitale di una persona e lasciando al suo posto solamente la pelle ormai decadente al suolo. Non è chiaro invece come questo essere scelga la sua vittima, anche se su 10 casi annotati in 3 anni di ricerche, 7 erano ragazzi maschi dai 12 ai 18 anni. L'SCP non è mai riuscito a catturarlo. SCP Doc 071, Manto Rosso. Creatura di classe Keter,
avvistato a Benevento, Campania. Segni particolari? Indossa sempre una maschera e un mantello. Manto Rosso è una creatura spiritica di una donna uccisa durante la Seconda Guerra Mondiale. Si pensa che quest'ultima fosse incinta quando due ufficiali americani la violentarono fino alla morte. Da quel giorno è in cerca del suo bambino perduto. Attacca spesso le donne incinta o i neonati, rapendoli e portandoli in una delle sue tante tane dentro a delle caverne. Poi però si accorge che il bambino non è suo e letteralmente lo squarcia in due, servendosi del suo sangue per colorare il mantello che porta sempre con sé, per non dimenticarsi mai della sua originale missione. Commentate dicendomi in che provincia d'Italia vivete e magari chissà, potreste apparire nel prossimo episodio di A Caccia di SCP. L'SCP Doc Department vi porge i suoi saluti e che il brivido sia con voi.